Eccoci, buongiorno, bentornati alle pillole di finanza agevolata organizzate da Divise in collaborazione con G-Finance. Oggi con il nostro ospite Marco Tarladini di G-Finance parleremo di incentivi per le imprese del settore agroalimentare, perché ci sono parecchie possibilità, insomma, per questo tipo di aziende, per cui andiamo a capire, insomma, innanzitutto di cosa stiamo parlando, quindi poi di che tipo di incentivi, se stiamo parlando di incentivi europei, italiani, regionali e quant'altro, e poi andiamo un po' nel dettaglio per vedere come nella pratica si può ottenere, insomma, il denaro, il capitale che serve. Sì, parliamo in particolare dei piani di sviluppo rurale che tutte le regioni italiane stanno predisposto, stanno predisponendo, che consiste in un pacchetto di misure che vedranno poi l'apertura di bandi nel corso dei prossimi 7 anni, fino al 2020, e che mette a disposizione risorse molto importanti per sostenere sia il settore primario, quindi le aziende agricole, sia le aziende di trasformazione, la filiera intera del settore agroalimentare, nonché i progetti di sviluppo del territorio e di sviluppo in un'ottica sia di sostenibilità quindi sostenibilità delle produzioni agroalimentari che di compatibilità con l'ambiente circostante e con lo sviluppo equilibrato dei territori a vocazione agricola. Regione Lombardia, per fare un esempio, nel periodo considerato, quindi fino al 2020, mette a disposizione oltre 1 miliardo di euro, sono 1 miliardo e 100 milioni di euro, credo 130 milioni di euro in più rispetto ai 7 anni precedenti. Vengono finanziate sia le imprese agricole, come dicevamo prima, ma anche imprese di trasformazione agroindustriali, in alcuni casi imprese che operano in campo forestale, ma anche distretti agricoli, organismi di formazione, gruppi di azione locale, quindi anche la platea dei beneficiari è molto vasta. Ecco, di che cosa però si sta parlando? Diciamo, che cosa può essere finanziato da queste aziende? Per semplificare, potremmo distinguere tre, diciamo, grandi categorie di investimenti che verranno finanziati. La parte più importante è quella relativa agli investimenti, poi verrà finanziato anche la ricerca e l'innovazione e infine la parte relativa alla sostenibilità. Per quanto riguarda gli investimenti, verranno finanziati investimenti, diciamo, di ammodernamento delle strutture aziendali, verranno finanziati per esempio la costruzione o l'ammodernamento di fabbricati rurali, la costruzione di serre, l'acquisto di impianti per la lavorazione, se parliamo questo sia per le imprese agricole che per le imprese agroalimentari, e investimenti legati alla riduzione dei consumi energetici. Per quanto riguarda l'area della ricerca e innovazione, lo sviluppo sostanzialmente delle migliori produzioni e anche l'innovazione in campo, nel caso di nuovi prodotti adatti ai nuovi stili di consumo, comunque in progetti destinati a una migliore gestione delle risorse produttive. Se parliamo invece del tema della sostenibilità, verranno finanziati investimenti che consentiranno o progetti che consentiranno di gestire più efficacemente le risorse, quindi per esempio riduzione dei consumi energetici, riduzione dei consumi idrici, per esempio, miglioramento della sostenibilità dell'impatto delle produzioni agroalimentari sull'ambiente, riduzione degli scarti e tutto quello che è legato alla sostenibilità delle nostre produzioni agroalimentari. Quindi questi, diciamo, sono quindi, soldi che arrivano dall'Unione Europea alle singole Alle regioni. singole regioni, Okay. gestite dalle E singole quindi, regioni. insomma, le aziende devono andare per quella domanda, quindi alla Duomo, alla Duomo Alle di regioni. Torino. Ecco, poi invece c'è qualcos'altro anche a livello nazionale, quindi Sì, parlare di questo campo esatto, libero. un'iniziativa Campo Libero che di fatto prende il via nell'anno 2015. Sono due interventi interessanti che a questo punto riguardano tutto il territorio nazionale. Una prima iniziativa che è volta a favorire gli investimenti nel campo dell'economia digitale, sostanzialmente per
per favorire gli investimenti delle aziende della filiera agroalimentare nelle tecnologie digitali. È previsto un credito d'imposta fino al 40% e fino a 50.000 euro per quelle imprese della filiera agroalimentare che investiranno in attrezzature hardware, software, connettività di rete, quindi tutti quegli investimenti che sono destinati a favorire una maggiore digitalizzazione delle nostre imprese agroalimentari. Parallelamente vi è anche un altro incentivo sempre all'interno dell'iniziativa Campo Libero, che prevede sempre un credito d'imposta, ma a questo punto per attività di sviluppo e innovazione dei prodotti, ma anche di promozione dei prodotti realizzati da filiere organizzate sotto forma di contratto di rete. Quindi qui potranno partecipare aziende proprio per la rete, solo ed esclusivamente per le imprese che si organizzeranno o che si sono già organizzate con un contratto di rete. E quindi tutte le spese destinate a potenziare l'attività della rete, sia per innovare i prodotti, ma anche per favorire la promozione sui mercati esteri, verranno beneficiate con un credito di imposta. Entrambi i crediti di imposta avranno un meccanismo di prenotazione che viene fatto nell'anno successivo, quindi per le spese sostenute nel 2015, a febbraio, dal 20 al 28 di febbraio, le aziende potranno prenotare il loro credito di imposta sulle spese sostenute nel periodo precedente. Per i progetti di rete parliamo ancora del 40%, ma con una misura un po' più alta, arriviamo fino a 400.000 euro per impresa. Ok, ecco, prima non abbiamo detto, però invece il programma di sviluppo rurale che cosa consiste? Quindi anche qui è un contributo a fondo perduto, un finanziamento? In questo caso il programma dell'agevolazione è più variegato, anche se la parte principale prevederà ancora contributi a fondo perduto, ma vi saranno in quel caso anche forme miste, soprattutto per gli investimenti di tipo materiale tecnologico, saranno previste anche forme tecniche che prevedono sia una parte a fondo perduto che una parte, diciamo, a restituzione, quindi con un finanziamento anche a condizioni particolarmente vantaggiose, ma che comunque dovrà essere restituito, quindi delle forme tecniche miste. Perfetto, l'ultima cosa invece su Campo Libero è il periodo di durata di questo programma. Campo Libero ha una durata biennale, attualmente è prevista biennale, quindi il primo anno è il 2015 con prenotazione del credito d'imposta nel 2016, l'anno successivo 2016 si sosterranno le spese e si prenoterà il credito d'imposta a febbraio del 2017. Benissimo. Allora grazie a Marco Tavladini di Digifinance, grazie a voi di averci seguito e arrivederci.